Bentornati nella mia cucina. Oggi prepareremo un dolce. Faremo delle tartellette con delle nocciole con un lemon car, che è una sorta di crema al limone. Avremo bisogno di farina, zucchero, nocciole, burro e uova per le tartellette e poi limone, amido di mais e vaniglia e altre uova per la crema al limone. Cominciamo con le tartellette unendo la farina, le nocciole, lo zucchero e il burro. Lavoriamo questo impasto con le dita facendolo diventare una sorta di sabbia. Non lavoratelo troppo, più freddo è lo zucchero meglio è. Quando avrete ottenuto una bella sabbietta come questa, potete aggiungere l'uovo intero. Con un dito mettete nel tuorlo e girate. Una volta amalgamato, vi togliete l'impasto e lo mettete sulla spianatoia. Adesso avremo bisogno di questa spatolina. Quello che facciamo è lavorare con il palmo della mano schiacciando. Dobbiamo schiacciare il tuorlo e il burro sulla spianatoia il più velocemente possibile. Questo procedimento fa in modo che la pasta frolla non si scaldi troppo, che è il grande problema quando si fanno le frolle, lavorandola soltanto con una parte meno calda rispetto alla mano intera. Dopo che avrete impastato per 2 o 3 volte, quindi portando la massa e poi riportandola sopra, dovreste ottenere un composto liscio ed omogeneo. Non lavoratela troppo, l'impasto deve ancora risultare abbastanza fresco. Prendiamo la carta pellicola, avvolgiamo la nostra palla nella carta pellicola. Schiacciatela leggermente, così si raffredderà più velocemente e riuscirete a stenderla meglio dopo. Voilà. Una volta imballata la possiamo mettere nel frigorifero per circa mezz'ora, così da rassodare e sarà molto più facile da stendere. Una volta riposata una mezz'ora vedrete che è più rigida. Potete prepararla anche il giorno prima per il giorno dopo volendo. Se è troppo dura potete sbatterla così con il mattarello, così che diventerà più morbida. Nel mio caso è già morbida, quindi posso lavorarla. Se vedete che inizia a attaccare, aggiungete un po' di farina. Mi raccomando, molto poca, altrimenti aggiungerete molta più farina di quella che già non era prevista nella ricetta. Il mio consiglio è quello di spianarla e poi subito, con l'aiuto di una spatola, girarla. Così siete sicure che non vi sia attaccata e non andrete a stendere tutta la pasta frolla per niente. Quando otterrete uno spessore di circa 2, 3, 4 mm, possiamo iniziare a fare i nostri cerchi. Prendiamo un copripasta rotondo, facciamo dei cerchi e li mettiamo nella nostra forma. Una volta riempita la placca, prendiamo una forchetta e bucherelliamo il fondo. Questo aiuterà la pasta a non gonfiarsi troppo in cottura. E l'inforno a 180-200 gradi per 10 minuti. Controllate, devono essere dorate, ma non troppo. Mentre le tartellette cuociono, io preparo il lemon curd. Mi serviranno 2 limoni, al primo ovviamente sono già lavati e non trattati, metterò la scorza. Una volta tolta la scorza, divido a metà i 2 limoni e con l'aiuto di un colino per evitare che entrino i semi, li spremo. Finito di spremere i limoni, aggiungiamo le uova, 2 intere. Un cucchiaino di amido di mais o maizena. E una punta di coltello di semi di vaniglia. E frustiamo il tutto. Quando non ci saranno più granelli di amido, possiamo aggiungere il burro morbido. Aggiungo lo zucchero, che volendo potrebbe essere anche aggiunto prima, e con una frusta mescolo. Mi raccomando, non a temperatura troppo elevata, altrimenti andate a bruciare le uova facendo così una frittata. Bisogna stare a temperatura moderata e mescolare in continuazione. Ecco, la crema è spessa a sufficienza, la metto in questa ciotola per farla raffreddare.
Potete lasciarla nel frigorifero, però non subito, altrimenti lo rovinereste, o fuori in terrazza. A questo punto le tartellette sono cotte. Le tolgo dal forno. Voilà. Dietro dovrebbe esserci una parte dorata, così siete sicuri che sono cotte. Una volta raffreddate possiamo farcirle. Ho messo il lemon curd freddo in un sac à poche, ma potete semplicemente metterlo in una ciotola e poi aiutarvi con un cucchiaino. Taglio la punta, non troppo in alto, così saprò dosare meglio. E farcisco i miei pirottini. Una volta finito prendiamo il lime, anche questo lavato e non trattato, e ci grattugiamo sopra la scorza. Volendo potremmo aggiungere dello zucchero al velo, potremmo fare una meringa italiana e poi bruciarla, potremmo aggiungere la ganache al cioccolato che abbiamo fatto con i cupcake e che trovate sul nostro sito, potremmo mettere persino della crema pasticcera con dei frutti di bosco o anche dei vermicelli con una meringa e della panna. Insomma, queste tartellette sono veramente buone con tutto. Io vi aspetto settimana prossima, buona serata! Lavoriamo la farina, le nocciole tritate, lo zucchero e il burro fino ad ottenere una massa sabbiosa. Aggiungiamo quindi l'uovo e lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo al fresco per almeno mezz'ora. Stendiamo la pasta a 4 mm di spessore e con l'aiuto di un coppapasta facciamo dei dischi che andiamo poi a posizionare nelle forme di silicone. Inforniamo in forno preriscaldato a 190 gradi per 10 minuti circa. Nel frattempo prepariamo la crema al limone unendo in un pentolino il succo di due limoni, la scorza, le uova, l'amido di mais, la vaniglia, il burro e lo zucchero. Portiamo a temperatura sempre mescolando fino a quando la crema non si sarà addensata. Farciamo le tartellette con la crema al limone e la scorza di lime. Buon appetito!